Hai deciso di scrivere il tuo diario dei ricordi o di viaggio, ma non ne trovi nessuno che ti soddisfa? Segui questo video e crea il tuo quaderno fatto a mano. Io sono Monica e ti do il benvenuto nella mia casetta Tiffany, dove condivido spunti e idee creative nel mondo della carta. Per questo progetto ti serviranno del cartoncino da recupero, della carta da rivestimento o carta decorata per le due copertine e il dorsino, altri due pezzi di carta decorata per foderare l'interno delle copertine, alcuni fogli di carta in formato A4, va benissimo la carta da stampante, oppure della carta leggermente più spessa come ho fatto in questo diario dove ho usato una carta da 105 grammi. Un altro cartoncino coordinato che servirà per creare la busta da inserire alla fine del quaderno. Del filo cerato per la rilegatura delle copertine e un filo un po' più leggero per le pagine interne, un ago e una piccola base di appoggio per forare le pagine. Avrai bisogno poi di strumenti base come forbici, colla, eccetera. Se non lo hai ancora fatto, ti consiglio di scaricare la lista degli strumenti e dei materiali con tutte le misure che ho caricato nella scheda community qui sul canale. Cominciamo a foderare le copertine con la carta da rivestimento o la carta decorata, posizionando i cartoncini da recupero e ritagliando solo dopo aver incollato. Oppure possiamo prepararci il pezzo di carta già ritagliato e incollarlo dopo come ho fatto per il dorsino. Giriamo e incolliamo bene verso l'interno prima gli angoli e poi tutti e quattro i lati, sia delle due copertine che del dorsino. Foderiamo poi anche la copertina interna. Non mi soffermo molto su questa parte perché l'abbiamo già vista bene in altri miei video. Se invece desideri vedere un video più approfondito sulla realizzazione delle copertine, fammelo sapere nei commenti. Andiamo a segnare i punti dove andranno fatti i fori. Teniamo una distanza dal centro di 1,5 cm. Partendo dall'alto, segniamo un punto a 2 cm. Posizioniamo il righello con lo 0 su questo punto e segniamo a 3,5, 7, 10,5, 14, 17,5 gli altri punti. Ripetiamo anche sull'altra copertina e andiamo a forare. Prepariamo le pagine interne. Dividiamo i 20 fogli in 4 pacchettini da 5. Li pieghiamo a metà. Schiacciamo bene, aiutandoci anche con la pieghetta, li fissiamo con delle mollette e andiamo a pareggiarli bene tutti con un cutter. Poi a piacere andiamo a stondare gli angoli. Se non avete il perforatore ad angolo, li potete tagliare a mano segnandoli con un tappo o una monetina. Li apriamo e li fissiamo nuovamente, stavolta tenendoli aperti. Segniamo i punti dove andranno forati, con il righello come abbiamo fatto prima per la copertina, oppure aiutandoci come ho fatto io utilizzando la copertina come modello. Li appoggiamo su una base, io ho usato un pezzettino di feltro e li foriamo con un punzone. Ripetiamo questa operazione per tutti e quattro i quaderni e per la busta. Per creare la busta in questa immagine potete vedere dove fare le pieghe e anche il lato che andrà forato. A questo punto partiamo con la rilegatura. Io giro il lavoro sul rovescio,
quindi qui vediamo l'interno delle copertine. Prendiamo l'ago con il filo cerato e lo fissiamo con una molletta. Inseriamo l'ago dall'interno verso l'esterno. Lo facciamo passare sopra il dorsino e poi dietro la copertina. Ora lo infiliamo dall'esterno verso l'interno e stavolta lo facciamo passare dietro al dorsino e poi davanti alla copertina. Lo inseriamo ancora nel primo foro dall'interno verso l'esterno. Lo facciamo passare davanti al dorsino e dietro la copertina. Lo infiliamo nuovamente dall'esterno verso l'interno e il primo punto è fatto. Ripetiamo questi passaggi per tutti i 6 punti. Subito noterete che il lavoro si muove molto, ma man mano che procediamo sarà sempre più stabile. Alla fine fissiamo l'ultimo punto con un nodino. Riprendiamo il filo iniziale e fermiamo anche questo con un nodo. Adesso che la nostra copertina è pronta, ci dedichiamo alla rilegatura dei fogli interni. Qui ne abbiamo preparati 4 pacchettini più la busta, ma con la misura di questo quaderno se ne possono aggiungere altrettanti. Per i fogli usiamo il filo un po' più leggero. Lo fissiamo con una pinzetta e cominciamo a cucire il primo punto, inserendo l'ago dall'interno verso l'esterno. Lo passiamo dietro a tutti e 2 i fili del primo punto della rilegatura sul dorsino e lo infiliamo ancora nel primo punto del libricino composto dai fogli, stavolta dall'esterno verso l'interno. Fissiamo subito il filo con un nodino e ripetiamo questa cucitura per tutti i punti. Anche qui, man mano che procediamo con la cucitura, vediamo che il lavoro diventa sempre più stabile. Quando arriviamo all'ultimo punto, dopo aver passato il filo dietro ai fili del dorsino, non rientriamo all'interno del primo pacchetto di fogli, ma inseriamo l'ago direttamente nel secondo e proseguiamo con la cucitura di tutti i fogli e la busta alla fine. Chiudiamo sempre con un nodino. Per realizzare questa busta con la cucitura interna, ti metto il link in descrizione a un video qui sul canale dove ne avevo creata una all'interno di un altro progetto.
Per la decorazione della copertina ho usato il titolo di questa collezione di moda scrap che mi piaceva molto e ho aggiunto qualche die cut coordinato. Ecco il nostro quaderno fatto a mano finito. Qui, come vedi, c'è ancora molto spazio per aggiungere altri fogli. Spero di averti dato qualche spunto per i tuoi lavori. Se ti fa piacere, scrivimi cosa ne pensi nei commenti. E se ti è piaciuto il video, ricordati di lasciare un like e di condividere. Iscriviti al canale per non perdere le prossime idee creative. Ciao!